Credo che il momento di parlare di UK Watch 3 sia arrivato. Wahey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrew Crompton in questo nuovo Talking About. Dato che siamo ormai vicini a una release ufficiale da parte di Level 5 e Nintendo, direi che è ora di parlare di UK Watch 3. Ovviamente non farò spoiler, non farò alcun tipo di rivelazione di chissà di quale natura, perché c'è gente che ovviamente non ha ancora giocato questi titoli. D'altro canto, io non potevo aspettare e ho giocato appunto la versione giapponese, come molti di voi sanno. E se andate sul canale comunque se trovate anche una playlist e tutto quanto il let's play completo. Invece tratterò solo le informazioni che ha dato già Level 5 tempo fa e che quindi sono di dominio pubblico. Inoltre tratterò anche alcuni punti che secondo me hanno reso UK Watch 3 il miglior titolo della serie. Partiamo dai personaggi, abbiamo Nathan, ovviamente Nathan è sempre il main character, e abbiamo anche un altro personaggio, un nuovo personaggio femminile, che si chiama Hayley Ann. La fantasia galoppante della Level 5 mi stupisce ogni volta, ed è una ragazza appassionata dello spazio, di UFO, di alieni, di tutte quante le cose che riguardano appunto lo spazio. Ad alcuni sicuramente mancherà Katie, ma a me sinceramente non è dispiaciuto giocare con un nuovo personaggio. Personalmente adoro quando in un videogioco o in una serie TV o in un anime, in qualsiasi cosa, viene aggiunto un personaggio nuovo che comunque sia da un certo tipo di contributo alla storia e non un personaggio tipo Katie che comunque sia era solo la controparte di Nathan e faceva le stesse cose che faceva lui. Invece qui, in UK Watch 3, abbiamo due storie separate. Ad un certo punto del gioco i due si incontreranno, ma per una prima buona parte di gioco hanno due storie separate. Ora, un'altra delle cose che mi è piaciuta è stato appunto il fatto di cambiare location del gioco. Se da una parte abbiamo comunque sia avuto Valdoro per 4 giochi, appunto il primo, Psycho Spettri, Polpanime e Spiritossi, dall'altra abbiamo sì sempre Valdoro da esplorare con Hayley, ma abbiamo anche gli Stati Uniti d'America, St. Petersburg, da visitare con Nathan. E sinceramente mi è piaciuta molto questa cosa, perché a forza di visitare Valdoro la cosa diventa stucchevole. È come quando mangi un dolce troppe volte tutti i giorni, alla fine ti dà la nausea. Non è il mio caso, perché se vedete sono bello pieno, quindi non a tutti fa questo effetto, però comunque sia la cosa era diventata pesante. Sempre Valdoro, sempre la stessa Valdoro, e per non fare lo stesso errore con Hayley, appunto, che si trova a Valdoro, hanno cambiato un bel po' la fisionomia del posto. Hanno aggiunto nuovi posti da visitare, addirittura un centro commerciale sotterraneo, un cinema, possiamo addirittura visitare altre location che prima c'erano precluse col treno, però possiamo comunque sia tornare in tutti i posti che abbiamo già visitato nei precedenti UK Watch. Quindi l'esperienza di gioco è vastissima e non è come nessun altro UK Watch. In America abbiamo scorci stupendi di paesaggi, foreste, laghi, fiumi, discariche, porti, c'è di tutto in America. Poi c'è anche un posto speciale da visitare che abbiamo già visitato in realtà, ma che non abbiamo potuto esplorare perché non ce n'è stata data la possibilità in UK Watch Blasters. Ragazzi, c'è davvero di tutto in UK Watch 3 in America. Poi ci sono certi tipi di posti che non posso dirvi per non spoilerare, ma rimarrete davvero a bocca aperta. Ma parliamo ora di una cosa importante, la data di uscita. Ora, in un primo momento UK Watch of America ha dichiarato che la data di uscita era per l'8 febbraio 2019, mentre UK Watch Italia è stata un pochino più trattenuta, diciamo. Ha solo detto che sarebbe uscito quest'inverno. Ora, l'inverno parte dal 21 novembre 2018 fino al 21 marzo 2019. In questo lasso di tempo potrebbe uscire UK Watch 3. Però perché Nintendo Italia non ha detto ok l'8 febbraio, mentre gli americani hanno detto 8 febbraio? Potrebbero essere tante cose, come potrebbe essere una stupidaggine, però uno specula ovviamente. Un'altra cosa importante è il logo, lo vedete alle mie spalle, UK Watch 3, ed è un logo particolare perché alcuni hanno detto ma guarda che è il logo di Tempura, no guarda che è il logo di Sukiyaki, no no questo è Sushi. Il logo è uguale per tutte e tre le versioni. L'unica cosa che cambia tra le varie versioni
e che c'è scritto sushi, tempura o sukiyaki. Nel nostro logo non c'è nulla. Ci sono invece nel nostro logo un 3, una bandana e un banjo. Chiari riferimenti all'America. Ma io mi chiedo allora, giocheremo un solo Yo-Kai Watch o tutti e tre o solo due? Perché hanno proprio messo il cappello, la bandana e il banjo? Per far capire che stiamo andando in America? La cosa mi sembra un po' troppo strana. Perché far capire a tutti i costi che stiamo andando in America? Dare una data di uscita, ritorniamo sempre su quel punto alla fine, e non mettere sushi tempura e sukiyaki, oppure sukiyaki, oppure solo sushi e tempura, oppure se vogliono cambiare i nomi, non si sa questa cosa ancora, magari lo cambieranno con Yo-Kai Watch Western Edition, non si sa come vogliono cambiarlo, oppure appunto è solo un hint, un indizio per far capire che stiamo andando in America. Ma l'America non è fatta solo di cowboy, non è fatta solo di strade sterrate nel bel mezzo del nulla da percorrere con i cavalli, però ci stiamo spostando da oriente a occidente, verso ovest, che in inglese si dice west, quindi quelli sono chiaramente oggetti di uso comune nel far west, quindi andiamo nel west, ad ovest, è questo forse che volevano intendere, però c'è sempre qualcosa che non mi torna. Perché dare una data di uscita e poi ritrattarla? È ovvio che usciranno questo inverno. Avremo una data sicura, sapete quando? A novembre. A novembre avremo una data sicura perché è stato annunciato un direct. Hanno diccato anche la possibile data del 1° novembre per questo direct, che appunto andrebbe a coincidere con tutti quanti gli altri direct, la mezzanotte del giovedì. Quindi sarebbe anche giusto, però il 1° novembre... Nintendo ha fatto l'ultimo Direct poco fa, non può farne subito un altro a novembre. In genere fa un Direct ogni 3 mesi, fa 4 Direct all'anno per annunciare le ovvie uscite che comunque sia vengono già sempre annunciate prima dai social. Però ci vuole sempre un piccolo reminder per altri giochi minori e purtroppo Yo-Kai Watch è in quella categoria dei giochi minori. Inoltre, questo Direct servirebbe anche ad annunciare finalmente, andiamo un attimino off topic ma restiamo sempre nella stessa categoria, sempre nella stessa casa di produzione Level 5, potrebbe servire anche ad annunciare ufficialmente Inazuma Eleven Go Galaxy, Supernova e Big Bang, che sarebbe anche ora, visto che il marchio, noi sappiamo noi fan che il marchio è stato registrato, lo sanno pure i muri, lo sanno anche i muri che il marchio è stato registrato, volete darci una data? Ed è per questo che il Direct a novembre mi sembra una soluzione ora non più tanto strana ma plausibile, però è la data il 1° novembre, proprio il primo giorno giovedì. È successo altre volte che la Nintendo programmasse un Direct i primi giorni del mese? Sì, quindi questa cosa mi sembra sempre più plausibile, questa data, il 1° novembre. Io spero davvero che sia così perché abbiamo bisogno di informazioni, siamo sempre più vicini alla chiusura di tutti quanti i servizi delle old gen, Nintendo 3DS oramai è un old gen ma vecchia, una cosa che doveva durare massimo fino al 2015-2016, invece noi l'abbiamo protratta, noi occidentali con la nostra stupidaggine non abbiamo acquistato tantissimi titoli, alcuni sono rimasti confinati in Giappone. Tipo addirittura poteva esserlo anche Yo-Kai Watch, ah, ma Yo-Kai Watch è un clone di Pokémon? No, Yo-Kai Watch non è affatto un clone di Pokémon, sono due cose, una sta qua e un'altra sta qua, proprio da una da parte una dall'altra, non c'è concorrenza tra loro due, non c'è alcun tipo di competizione, ed è per questo, comunque sia per la stupidità di persone che l'hanno pensata così, che Yo-Kai Watch è arrivato tardissimo nel nostro continente. Certo, c'è da dire che comunque sia anche Inazuma Eleven ha subito la stessa sorte, cosa che non è toccata però a Ni No Kuni. Ni No Kuni, il primo Ni No Kuni, è arrivato da noi un pochino più tardi della versione per PlayStation 3, ma sempre che è arrivato molto prima di titoli come Inazuma Eleven e Yo-Kai Watch. Perché? Perché da noi la fanno la padrona titoli come Pokémon e FIFA e PES. Quindi è ovvio che portare un titolo che possa magari travolgere o andare in competizione con titoli già esistenti è un po' una mossa azzardata, mentre abbiamo visto che comunque sia Inazuma Eleven ha ricevuto forti consensi dalla critica e anche dai fan,
mentre Yo-Kai Watch purtroppo tutti lo vedono come un clone di Pokémon e non ci se ne può fare molto alla fine. E non ci tocca nient'altro da fare se non aspettare questo Direct che, presumibilmente, la tesi è sempre più avvalorata, il leak potrebbe rivelarsi verace e quindi avere una Direct Nintendo il 1 novembre. Ed io spero vivamente che sia così perché abbiamo bisogno di informazioni definitive una volta per tutte. Ed io non aspetto altro che questo, per dare anche una degna conclusione alle avventure di Nathan. Poi, se vorranno portare anche Blasters 2, io di certo non dico che schifo, li prendo e me li gioco. Ad ogni modo, come ho detto appunto, non avrei fatto spoiler, il fatto dell'America già si sapeva, anche dalle hint che abbiamo ricevuto, per chi non lo sapeva, da Yo-Kai Watch Blasters, il finale, andiamo in America, e Nathan stava leggendo appunto gli articoli sull'America, anche perché, vabbè, poi lo vedrete voi comunque sia quello che succede. Non voglio rovinarvi nulla. Io come sempre, ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito questo video. Spero che possa avervi chiarito le idee su quando verrà annunciato o rilasciato Yo-Kai Watch 3 in maniera ufficiale. Non posso far altro che ricordarvi che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!